Ma signori, cominciamo con un grandissimo zangaro in testa e dopo Mineo sono molto soddisfatto, cioè felice per Mineo perché è grandissimo, a casa vincere ci sta. Stare lì davanti, complimenti veramente. E quindi ora mi vado a preparare per cominciare a gareggiare. Ok, sono primo. Ho sbagliato la partenza, ma sono riuscito a recuperare subito. Quindi direi che è l'ora di scappare. Ah, la GoPro purtroppo sarà piegata per tutta la manche. Siamo praticamente al secondo giro e sono primo. Direi che è l'ora di abbattere questo muro dell'1,50. Ok, passiamo al quinto giro, in questa frazione di secondo.
Hai ragione, te lo faccio vedere meglio. Mio padre mi ha fatto capire: guarda la distanza che hai dagli altri, non ha senso tirare. Ed è fantastica l'intesa che si riesce a raggiungere, perché, cioè, veramente un attimo. Beh, ti risparmio dei giri da solo. Come puoi capire, la gara è praticamente finita così. Allora, purtroppo non ho ancora i tempi che metterò qui in sovraimpressione. Io spero di aver girato sotto il 40, cioè sotto il 50, sotto il 40, Dio. Però sotto il 50 spero di averci girato, era il mio obiettivo. I primi giri era veramente l'unica cosa che mi interessava, perché a parte il primo giro dove ho dovuto superare due ragazzi, sia Curcuruto che il ragazzo che si allena con Mancuso, non è stato male. È stata una bella garetta, ho fatto quello che mi sono preposto stamattina e che avevo detto questa settimana. Mio padre mi diceva, non sottovalutare, io non sottovaluto mai nessuno. Mi pongo degli obiettivi, che è ben diverso. Sono soddisfatto, molto soddisfatto. Una cosa che mi ha detto Kevin, il mio amico, Ignazio Pollina, ragazzi, si dice Pollina, non Pollina, Malinoskaya la conosciamo tutti, però Pollina, mi raccomando. Ci vediamo con la privazione, penso, se la filmiamo. Ciao! It's all about humanity.